Ciao Angelino e ciao Francesca, ci ritroviamo nuovamente insieme. Da quanti anni avete cominciato? Dopo che a 58 anni io mi hanno dato la pensione, poi Quindi ho fatto queste cosettine per passatempo. eri piccolino. Sì. Sì. Tutte le cose che si usavano prima a drogare, l'80% è stata fatta e regalata. È regalata, quindi qualche cosa vi è rimasta di quella che abbiamo visto. E invece Francesca, anche te hai cominciato quando ha cominciato lui, oppure l'hai osservato per vedere No, cosa faceva? c'era molto prima, come mi restava l'orario dell'altro lavoro, a me mi piaceva molto dipingere e lo facevo tutto volentieri. Le prime cose che hai cominciato a creare? Grazie.
anticamente la dipingevano di colore scuro, nero. Sì, però chi la vuole fare più chiara la può anche fare, perché è il lavoro che conta, che c'ha la casa. In particolare, ad esempio? Sul frontale, che sarebbe questo. Ci sono tante cose, mezzi rosoni, questo è un rosone intero, a basso rilievo. Questo sono due fiori, uno viene dalla destra e uno dalla sinistra, che si incontrano. Poi c'è questa cornice, che fa di bordo, che viene punzonata. Punzonata sono questi bucherellini che c'ha, vedi? È un attrezzo che faccio io, me lo sono procurato io lo stesso. Sì, perché rispecchia ancora, sì, è una cosa bellissima. Poi ci sono i piedi, che sembra anche più grande la cassa, quando ci sono i piedi alti. E il piano. Mia moglie, Francesca, è quella che si interessa più che altro per disegnare tutti questi lavori, tutti. Questo, tutti quanti lei disegna. E io aiuto a scavare, perché al lavoro finito ne abbiamo fatto una questi giorni scorsi per un prete. E dove la sistema? Chi lo sa? Se l'è portata a casa sua. L'ha voluta fare con un disegno particolare, essendo un prete, ha voluto un disegno che appartenga alla Chiesa. Invece, adesso, a fianco a te vediamo. Sì, Francesca. Lei, la maestra è lei. Quindi lei cosa fa? Il legno che è ancora tutto da lavorare, sì. Lei ci crea il disegno. Il disegno, sì. Quindi lei vi prepara tutto. Tutto. Il lavoro, poi insieme. Il disegno è che conta. E insieme lo intagliamo. Facciamo prima le cose più semplici e poi i bassorilievi, che questi sarebbero i bassorilievi. I corsi con le mie compagne dell'associazione Vanno al Doro. E adesso dobbiamo insegnarlo anche ai bambini delle scuole elementari. L'abbiamo già fatto a Calagonone con gli alunni delle scuole elementari e adesso l'inverno prossimo saremo qui a Dorgali. Quindi te? Mi piace tanto, noi lo insegniamo. Questi sono dei piccoli regali che sì, facilmente ne comprano qualcuno per regalarlo, qualcuno lo regaliamo anche a tanti noi quando abbiamo da fare. In quali occasioni? Per un compleanno. Sì. Per i familiari, diciamo. Anche per le cortesi aperte. E per le cortesi aperte li esponiamo tutti questi lavori. Facciamo anche i cestini, quello che sta facendo adesso. Forse tu non li hai visto. Facciamo anche i cestini. Questo non è ancora finito. Ancora in mano. È in giunco e raffia. Questo. Anche questa. Sì. Facciamo il corso anche per questo. Ho visto che c'è un ricamo di sei. Questo è broccato, è stoffa che compriamo e poi. E viene applicata. Applicata. Cucita sotto, sempre. Sotto, vedi? No, non si deve vedere neanche. E questo materiale io me lo procuro io. Il giunco. Quella raffia la compriamo.
La rabbia, bisogna, per trovare la rabbia buona, bisogna andare a Siniscola, un negozio di Truzzo si chiama. Sentite amici, a questo punto le cose che avete fatto non sono solo questo, ovviamente. Certo, io ho l'hobby delle rosinite, diciamo noi, per tagliare la pasta. E ce n'è una in particolare per un dolce che si fa ad origami nel periodo della festa di Sant'Antonio e di San Sebastiano. Quasi solo per quello servo. E lo facciamo. E le faccio io. Ma ne faccio di diversi tipi. Questo è il pezzo che resta della verga quando me la tagliano. Resta questo pezzettino che non si può fare più nulla. O lo butti o fai una cosa che ti viene in mente. E allora le ho fatto questa a Francesca. Sì, sì, per tagliare, sì. Ma è troppo grossa anche. Di solito sono queste quelle che servono. Come avete visto, le opere che fanno i nostri amici sono tante. Quelle che avete visto sono una minima parte. Pertanto ci facciamo tanti auguroni, sempre di star bene, Angelino. Grazie. Francesca. Grazie. Di fare sempre delle nuove cose. Quando venite a Dorgali cercate di Angelino e Francesca. Con tanto piacere, noi saremo felicissimi di vedere tutti là. E verranno anche un buon bicchiere di vino. Cannonau. Magari trovate fatto da me. E che lui ha la vigna col vino buono, sì. E lo so. A questo punto vi salutiamo e buona permanenza quando venite in Sardegna a Dorgali. Grazie tantissimo. Ciao, ciao. Ciao. Vi aspettiamo. Grazie a Paolo. Ciao.